Allora, facciamo svuota. Sempre essi lunga. Allora, vabbè, questi che ce li siamo mangiati perché avevamo fame. Comunque 2,20. Ne ho presi due, così qua 12. Pane, questo qua filone 2,25. Poi carta da forno, perché l'altra volta avevo sbagliato la carta, ho preso quella di fritti e adesso ho preso quella giusta, carta da forno. Poi altri panini 2,54, bocconcini, la pizza Spec Alto Adige, sì, questo sì. Due ne ho presi perché adesso la mangiamo. Poi ho preso pan bauletto grana, cioè grana, pan bauletto duro, questo qui. Poi spinaci, perché voglio fare i cannelloni con gli spinaci, quindi ho preso spinaci. Pizzettine, ogni tanto le prendiamo. Queste qua cime di rampa le ha presi lui. Poi pasta, farfalle, ho preso questa qua, noodles per fare la pasta, questa qua asiatica. Poi da bere, questo frutti di bosco, volevo provarlo, questo qua ne ho presi due, mi sembra, no, questo succo di pesca. Poi questo al mango di succo, questo invece l'ha preso per il lavoro lui, succo alla polpa di pesca, vino via, e questo all'albicocca, questo per il lavoro. E poi vabbè, il gatto, perché il gatto non deve mai mancare. Poi altra pasta, anche di due perché era in promozione, questa qua la Barilla, due spaghetti al Barilla. Poi altro pane, questo qua, le olive, questi qua snocciolate, denocciolate, due confezioni di Fanta e Coca-Cola, questo qua di un litro, sinceramente. E per noi diciamo che prendiamo queste, da bere alla fine noi prendiamo queste qua. Latte, questo qua, 2-3-4 confezioni, l'uva, questa qua l'uva. Cioè, stavo dicendo che le bibite, noi prendiamo la Coca, la Fanta ogni tanto e qualche succo. Però noi l'acqua non la prendiamo perché ce l'abbiamo nel frigor. Ci viene nel frigor, per cui... Ma nel vlog l'ho fatto vedere, in teoria. Per quello che noi non prendiamo tante bibite. Le uniche bibite ogni tanto sono queste. E basta. E ogni tanto il tè. Solo che il tè non mi piaceva perché costava troppo, alla fine non l'ho preso. Ho preso questo qua, yogurt magro alla pesca e maracuja, da bere. La pasta sfoglia, quella rotonda, farei boh qualcosina. Ne ho presi due, era in promozione a 1 euro e qualcosa. Poi, altro yogurt da bere magro alla fragola. Questo in teoria l'ha preso lui. Poi ho preso questo mele lampone per provare a vedere se è buono. Budino è sempre in mezzo. Poi ho preso questo panna al salmone. Questa è buonissima, sinceramente. È buona. E dai, questa è buona. Oh, lui deve sempre stare in mezzo. Panna ai funghi. Questa qua non l'ho provata, ma l'ha presa lui. Poi... questi ho preso le sardine, 2,34 euro, no, 2,34 euro, che le voglio fare fritti. No, prendili perché sennò lui me le mangiano, se li prendono me le mangiano.
panna fresca per fare, smettila, panna fresca per fare la crema, tipo la torta come ho fatto l'altra volta la ricetta. Poi budino, altra panna fresca, sempre in mezzo. Ho preso le cozze, le cozze, queste qua, a 7 euro, 7,49 euro. No, piglia le cozze perché queste me lo galbanino. Ogni tanto prendiamo qualche formaggio, ma gorgonzola, questo era in promozione. Poi questo l'ho preso per fare i cannelloni, la provola. Poi ho preso il bacon per provare. E dai, per provare il bacon, non si può far vedere la spesa con lui. Questo li provo e poi vi farò sapere. Mozzarella, questa qua Alto Adige, smettila. Poi la scamorza, oggi non so cosa ha perché la devi smettere. Altro formaggio, questo qua. Sì, budino, ma aspetta, non ci provare, lascia. Formaggio fresco spalmabile. Devo andare veloce perché con un gatto così non si può prendere niente. I wurster, ma questi li mangia lui perché sinceramente io non li mangio più e non mi piacciono. Per cui poi altro sacchetto, banane, le banane queste a 1 euro e 1 centesimo. Poi i pomodorini, ah no, questi sono i pomodori a 4,98 euro, quelli grandi. Ho preso le zucchine per fare le lasagne alle zucchine, 1,31 euro, due confezioni, questo 1,40 euro. Poi ho preso avocado, 3,90 euro, perché voglio riprovare a fare la pianta se magari Budino non me la rompe questa volta. Ne ho presi due. Poi ho preso le melanzane, 2,63 euro. Io non li ho mai presi così, però ho detto vabbè, prendo così, sono già fatti, chi se ne frega. Poi ho preso i finocchi a 82 centesimi. Budino, qui ho preso le uova, 10 uova, cioè alla fine io non le ho prese ma le ho prese lui, vabbè. Ho preso i tortellini, questi qua per fare in brodo, che sinceramente li mangiavo a casa dei miei quando li sto, è la prima volta, ovviamente li prendo perché è il primo inverno che passiamo, diciamo, in casa nuova. Quelli sono da mettere. Il salmone, questo qua mi ero trovata bene perché era molto buono. Col 20% di sconto, 14 euro, è molto buono. Allora, questo lo uso tipo per la soia, lo taglio a pezzi, lo uso come sashimi, lo faccio con la soia, è buonissimo. Poi, questo l'ho preso lui, la glassa aceto balsamico, questo per l'insalata, la carne, eccetera. Poi carote, perché voi, ah cavolo, ah no, ricordami di prendere la carne trita per fare il ragù, che voglio fare il ragù con anche le lasagne con ragù. E allora ho preso le carote per fare il soffritto e un po' ai conigli, un po' per fare il soffritto. Altre cipolle a 2,43 euro, queste qua dorate, belle grosse, sono molto buone. Salsa burger,
soia, non so perché stavo dicendo soia, due confezioni di pomodorini, questi qua. Ho preso i vermicelli, la salsa cinese, che voglio riprovare a fare la ricetta perché ho sbagliato, diciamo, a fare il video, allora lo voglio rifare. Ho preso questi, poi vi faccio vedere come si fa nel secondo canale. Poi questo glielo ho preso ai conigli, le erbette, questo qua, questa era grossa, loro le ho prese per loro. Poi questi qui 2,10 euro, biscottini, l'ho presi due, non l'ho mai provate. Sedano, sempre per fare il ragù, perché io il ragù lo faccio a casa. A me comprare le scatoline sinceramente non mi va bene, allora lo faccio a casa. Ho preso l'insalata per noi, per fare l'insalata. Se non avete visto la ricetta di come faccio io l'insalata, l'ho messa sul secondo canale, andate a vedere la ricetta di come la faccio io l'insalata, che è strabuona. Poi patate, queste qui. Ho preso questi, li prendevo prima da piccoli, allora ho detto vabbè, proviamo, questi qua sono della Disney, ne provo uno per vedere se mi piacciono ancora, se no glieli do a lui. Diciamo che qua puoi vincere un soggiorno, ma tanto non vinco mai niente io. Ho preso questi, i germogli di soia per fare la pasta, quella lì al vermicelli. Allora serve anche questo. E per finire i limoni. I limoni non so quanto costano. Comunque, limoni per il pesce, le cozze, metterle dentro. E in teoria basta. Allora, diciamo che questa era una mini spesa, perché alla fine questo è quello che abbiamo preso, come si chiama? Alessia Lunga. Lo scontrino l'ho messo qua. E vabbè, lo scontrino qua. Un euro, 189,19 abbiamo speso. Lo scontrino c'è sull'applicazione, sinceramente. Solo che questa volta non ve la metto. Se volete i prezzi con lo scontrino, fatemelo sapere. Nel prossimo video vi metto qua lo scontrino che sull'app, dato che ovviamente non ce l'ho. Mini spesa, perché c'è, cioè, mini spesa. Questa è una spesa abbastanza grande, però manca la carne, l'affettato e poi non mi ricordo. Però tanto faccio continuare il video, perché adesso, nel senso che vado alla manza a prendere la carne, per cui ve la farò vedere quando lo vado a prendere lì. Per adesso queste sono la spesa, poi dobbiamo ritornare ancora perché mancano ancora altre cose. Dato che il carrello era quasi strapieno, l'ho messo su Instagram, su lì vedete praticamente le storie, era un po' strapieno, allora ho detto è meglio non continuare a fare di nuovo, prendere altre cose, per cui ho, per il momento, ho detto prendo solo queste cose qua. Però vabbè, diciamo che di solito questa volta abbiamo preso più verdura che è costata di più, come queste sono costate un po' di più che tutto il resto, per cui non lo so. Comunque carini questi. Comunque questo per il momento è la mini spesa, cioè mini spesa, la grande spesa, ma poi continua il video, per cui adesso ho finito di vederlo tutto, perché vi faccio vedere la carne e l'affettato, perché vado a prenderlo da un'altra parte, sinceramente. E su LS Lunga un po' costava, per cui non, alla fine non l'ho preso, però vabbè, questo è il risultato. E appunto, le uniche cose che prendo di bibite sono Coca-Cola, aranciata ogni tanto, non sempre, i succhi, ogni tanto anche i succhi, il tè alla pesca normale e per il momento queste cose qua.
Ci vediamo dopo per l'altra, che adesso vado a prendere l'altra. Vi faccio vedere la carne e l'affettato. Allora, faccio vedere la carne presa. Già solo la carne 140-72. Alla Manza siamo andati a prenderla. Allora, abbiamo preso questi, che sono 4. Queste sono bistecche alla salsa barbecue, però non mi ricordo se sono bovino, vabbè, comunque questi, però mi ricordo la salsa barbecue, su questa va scritto, perché se no non mi ricordo. Queste due al finocchio, ma sono piccole però, salsiccia al finocchio. Pensavo che era fresca fresca, però vabbè. Comunque, due salsicce al finocchio e al chilo, per cui anche se vi dico i prezzi non è che cambia molto. Queste sono le scaloppine, mi sembra 6 scaloppine fatte così. Dopo devo scrivere il nome e braccio, però sono belle grosse. Le bracciole, che anche queste devo ovviamente scriverle, separarle. Ah, 6 ali di pollo, perché voglio fare le patatine con il pollo. Ciao bimba, scendi. Ma che scendi? Il primo, sono due buste, 2 kg di carne trita perché devo fare il ragù. Allora ne ho presi due. Questa è la tagliata. Queste sono fantastiche. Poi se le fai al sangue, come si ha? Se le fai al sangue, queste sono buonissime. Per cui prendetele se dovete prendere la tagliata. Poi, quello cos'è? Pezzettino. Spezzatino, che però ovviamente lo fa lui perché io non l'ho mai fatto, sinceramente. Bimba! E dai! C'è la carne. Quelle Quello è un sono burger di verdure. hamburger di verdure. Belle però. Le volevo prendere, però poi dopo alla fine le prese te. E siamo. Questo si sta mangiando l'uva. Io questo non so. Queste sono tipo le ali di pollo con le erbe. Con le erbe e la salsa. Queste. E credo basta. Sì. Questa è la carne. Totale 141,02. Che però non è, diciamo, poco, perché alla fine questa non ci basta. L'unica cosa che, ad esempio, queste sono 4, una testa di queste. Adesso li divido, perché ovviamente se uno vuole una bistecca non è che poi li divido, tranne queste qua. E secondo me sono buone. E niente, questa è la carne che abbiamo comprato. Allora, continuiamo, che vi mostro. 2 sacchetti grandi, il continuo della spesa, però questa volta iper, perché abbiamo deciso di provare un po' quasi tutti i supermercati. Diciamo che è un po' caruccio però, Comunque, ho preso questi qui. Questo è il cookies e crema, non so come sono, comunque, boh, lì, ecco. Iniziamo con i gatti. Li volevo provare loro. Ho preso questi sui 3 euro, credo. Poi questi sono i miei preferiti, che sono al miele. Poi ho preso. Ne ho presi 3, così me ne sono un po' a posto. Il Nesquik, questo qua è il pallino al cioccolato, che poi puoi vincere un orologio per i bambini, ma tanto non vinci niente. Scusate per la tosse. Questo l'ha preso il mio compagno, la barretta, questo choc, mai visto, forse sono 6 barrette,
Non so se è nuovo, comunque questa è la porta al lavoro, ovviamente. Uè, scendi giù, questa. Poi ho trovato il Caramentus, questo qua la Ringo, Limited Edition, poi vi farò sapere se sono buoni. Poi Choco, questi qui soft al 5 merendine. Che queste, anche queste qua le porto al lavoro. Poi ho preso lo Hacker al non mi viene la parola, oh mamma. Burro d'arachidi. Questi qua sono buonissimi. L'ho fatti provare la mia collega e sono strabuoni. Allora li ho presi. Ne ho presi due. Se prendevi due pacchi di lo Hacker in regalo, ti davano ovviamente la bustina, e poi ti riprendere la busta, questa qua, sacchettino, in poche parole. Poi ho preso questo che è la colorazione della Garnier, questo qua che adesso stanno facendo. Io l'ho preso biondo caramello, in teoria dovrebbe venire così, non lo so. Farò la mia cagata del giorno, ovviamente dura 8 settimane, dipende quante volte lavi i capelli. Se li lavi più, di più, ovviamente il colore dovrebbe durare di meno, almeno così. Io so che una l'ha provata, una su Instagram si è trovata bene, ho detto proviamo anche noi, facciamo questa cagata che non ho mai fatto in vita mia e tantomeno non ho mai colorato i capelli, diciamo, con questi prodotti qua. Sono sempre andata dal parrucchiere, ma ho detto vabbè, proviamo. Se qualcuno di voi l'ha provato, fatemi sapere. Sono un po' curiosa. Comunque, vediamo. Se volete il video di questo, scrivetemelo qui sotto che faccio il video. Poi, altro sacchetto grosso, non c'è solo schifezze, ovviamente. Ho preso questo che è la salsa greca, mi ispirava, ho detto boh, proviamola. Questa con aglio, No, si chiama così, ah, sì, non la pronuncio, quella con l'olio. non pronuncio il nome perché è un po' difficile. Poi ho preso sia quella con aglio che quella senza aglio, mi ispirava tutte e due, ho detto proviamo, spero che non fa schifo perché sennò sarà un po' difficile. E, dovrebbe essere uguale, però cambia che con e senza aglio. L'ho vista, ho detto proviamo a prenderlo per provarla. Ho preso il salame, questo qui a 7,20 euro. Salame questo, che credo che è più vesano. Non lo so questo, però dall'odore è buonissimo perché si sente già. Poi ho preso i mochi, uno al lampone ciocco bianco, 2,45 euro, e l'altro invece al cioccolato. C'erano solo questi due, volevo prendere il sushi, alla fine ho detto per 6 euro solo un pezzo di salmone già tagliato, sinceramente era un po' troppo. Allora ho detto vabbè, dai, almeno i mochi che non l'ho mangiati l'altra volta li ho presi, così almeno abbiamo il dolce, sperando che sono buoni. Poi ho preso un po' di affettato che ci mancava, questo che è l'antipasto di salumi, c'è di tutto, come il salame piccante se lo mangia lui, tutto il resto lo mangio io. Questo qua sui 13 euro. Poi affettato, questo salame golfetta 5,02 euro. Non posso farvelo vedere perché giustamente questo invece è prosciutto cotto 5,64 euro. Questo poi, questo è salume gofiera 2,43 euro. La bresaola 5,45 euro, che è costata anche tanto per un etto. Provare che ero curiosa, la ricotta al cacao al cioccolato, cacao e cioccolato 2,89 euro,
Questo qua spero che è buona. L'ho presa per provare, era 13 euro al chilo. Poi ho preso i formaggi raclette, pepe, latte crudo, senape. Questo qua da far sciogliere. Questo mi sembra 13 euro, 13-14 euro comunque. È un po' tantino come prezzo, però c'erano di tutti i tipi. Poi questo da far sciogliere, ho detto lo provo a prendere. Lo volevo, mi piaceva. Poi ho preso Bologna a 2 euro, questa qua 110 grammi, ne ho presi due. E poi ho preso questa, la porchetta, per provare sempre a 2 euro. I formaggini, questi qua che erano buoni, li ho ripresi, però sono neri e li ho voluti. Questi 2 euro mi sembrano 1,99 euro. 15 euro di sto di pistacchio per colpa sua, perché no, ma sono 5 euro di pistacchio. Sì, prendiamoli. Vai alla cassa, paghi 15 euro. Mi è caduto le palline quando me l'ha detto. Comunque, 1 chilo di pistacchietti. Vabbè, però diciamo che è un pochettino esagerato. Comunque, troppo. E poi due di questi che è il vino bianco per cos'è che serviva? Non mi ricordo. Comunque vino bianco per qualcosa, che serviva qualcosa. Allora, in teoria finito, perché è una mini spesa che mancavano queste cose qui. Abbiamo speso un po' troppo, perché poi c'è la birra, due scatole di birra, 12 bottiglie, no, 24 bottiglie di limone, Peroni, quello, birra Peroni al limone. E solo che adesso ve lo faccio vedere. Totale 130 e 15. Troppo, perché alla fine abbiamo preso, secondo me, più schifezze che tutto il... Ah no, beh, a parte tanto affettato, quello che mancava. Però, prezzi sono questi, iper. Esagerato, secondo me è meglio andare solo se devi comprare qualcosa e basta, ma due o tre cose. Ma comunque, quando vado al supermercato che dico sì, dobbiamo solo comprare questo e questo e questo, alla fine ci ritroviamo con quasi metà carrello. Per cui invece di avere due cose nel carrello, due, no, ti ritrovi con più di 10 cose che non dovevi neanche comprare. Però vabbè. Invece la carta igienica, che ovviamente è quasi finita, la prendo su Amazon. Quando mi arriva ve la faccio vedere. In un altro video però, perché questo video è durato anche troppo. E ovviamente questo è un altro giorno, però voi lo vedete insieme alle altre clip che ho già fatto, così almeno avete già la spesa tutta insieme, anche se dura troppo. Niente. Questa è l'altra mini spesa che mancavano queste cose qui. Non dovrebbe mancare più niente. Per cui ci vediamo al prossimo video. Non so, credo tra 2 settimane, se non 3 settimane, perché ormai la spesa è anche abbastanza, ci dovrebbe bastare. E niente, ci vediamo al prossimo video. Se vi piace lo svuota la spesa, un bel like, così almeno continuo a farli. Ciao!